Una notizia che farà felici i più piccoli. Il Parlamento francese ha approvato il divieto di punizioni corporali ai danni dei bambini da parte di genitori e insegnanti, compresa quindi anche la famosa sculacciata. I francesi quindi si vanno ad aggiungere alla lista dei 51 paesi del mondo in cui lo scappellotto è ritenuto illegale. Lei cosa ne pensa? È giusto oppure si sta esagerando? Si sta esagerando, la sculacciata ogni tanto fa bene, ci vuole. Io sì, sono un padre, non lo sculacciare come dici voi, però... Non lo so, un po' così parlare con loro sì, però no, sculacciare. Quindi sei contrario alla sculacciata? Sì, no, devo picchiare un bambino. Si parli con lui bene, sì, si lo fai capire. Però no, picchiare, perché no, mio padre con mia madre hanno fatto così con me, però... Non l'hanno fatto o l'hanno fatto? No, non l'ha fatto. Però un po' devo fare loro per me, però... Avrebbero dovuto? Sì, però io non sono d'accordo per fare questo, perché sono bambini, più bene le parli con loro, le dici come devo fare, no, no picchiare. No. Qualcuno dice che i genitori di oggi sono troppo buoni, però... Sono troppo buoni, però devo parlare con loro, non devo picchiare. Secondo me è sbagliato. Perché? Perché comunque non può essere punita, secondo me è una cosa, non bisognerebbe punire su altre cose, non su una cosa, non la vedo una cosa corretta, capisci? Non lo condivido, ti dico la verità, secondo me, come si dice dalle mie parti, mazza e pannello fanno i figli belli, cioè, secondo me le botte ci vogliono, hai capito? I psicologi italiani dicono che in realtà la violenza sul bambino non è educativa, cosa ne pensi? Ma non è questa violenza, lo scappellotto ogni tanto ci può stare, non è assolutamente violenza, dipende come si dà ovviamente. Dipende, non sempre gli psicologi quello che dicono è da prendere con, come si dice, con le pinze. Io non la vedo, io penso che un po' ogni tanto bisogna usare anche le maniere un po'... come si dice? Più forti. Più forti, diciamo, la vedo così, poi non lo so. Infatti se pure vediamo il sistema scolastico, il sistema di una volta con le bacchette, la famosa maestra che bacchettava, la scuola aveva tutto un altro sistema. Vedi adesso le scuole, i bambini, tutto il sistema scolastico non funziona più. Io la vedo così, il sistema è un po' all'antico, diciamo.